tutti ragazzi, benvenuti in questo video. La Bayern Monaco vince la Champions League 11 su 11 per trionfare nella massima competizione per club a livello europeo. 6 vittorie nella fase gironi e poi 5 vittorie, 3 in questa Final 8, questa prima Final 8 storica a Lisbona, al Dalus. Decide Kingsley Coman, l'ex Juventus, col colpo di testa che batte Navas e regala la sesta Champions League al Bayern Monaco, che raggiunge il Liverpool a quota 6 e si porta quindi a meno 1 dal Milan. Milan che è in questo momento al secondo posto per successi totali nella Champions League a quota 7. Una vittoria incredibile, lo possiamo dire tranquillamente, dopo un primo tempo in cui il Bayern ha rischiato a più volte ha rischiato di andare sotto, ma alla fine diciamo è resistito, che grazie alle parate di Neuer, quella su Neymar incredibile, doppia parata su Neymar, poi la risposta immediata della Bayern Monaco con il palo interno di Robert Lewandowski, che non riesce a segnare in questa ultima partita, nella finale, la partita che conta. Doveva essere la serata di Gnabry, grande protagonista della semifinale con la doppietta al Lione, doveva essere la serata di Robert Lewandowski, capocannoniere con 15 gol di questa edizione della Champions League. D'altra parte doveva essere la serata di Mbappé e doveva essere la serata di Neymar. Alla fine a decidere la Champions è Kingsley Coman, incredibile, veramente non me lo sarei mai aspettato che l'ex Juventus decidesse una partita così importante con un colpo di testa. Poi la grande occasione nel secondo tempo, dicevamo, il Bayern che è venuto fuori nella seconda parte del match dopo aver sofferto, la seconda occasione del Paris Saint Germain è arrivata al 45esimo con Mbappé bloccato da Neuer, però grave l'errore dell'attaccante francese all'interno dell'area di rigore. Un giocatore come lui poteva fare molto meglio. Quindi un Paris Saint Germain che ha attaccato a più riprese nel primo tempo, è spaziale l'occasione per Di Maria che con il destro, il piede debole purtroppo, ha fallito la palla dell'1-0. Quindi un Bayern che poi perde anche Jerome Boateng nel corso della prima frazione, ma viene fuori la ripresa e alla 60esimo sulla traversone dalla destra di Kimmich, colpo di testa vincente di Kingsley Coman, che regala questa Champions League storica per Flick. Ma parliamo di questo Bayern Monaco, perché il Bayern aveva iniziato la stagione veramente molto molto male, con l'esonero di Niko Kovac nella panchina, poi l'arrivo di questo allenatore semi sconosciuto per molti, ma che alla fine diciamo riesce a celebrare questa vittoria incredibile. Ricordiamo la vittoria per 7-1 contro il Tottenham, ricordiamo comunque una striscia clamorosa, 11 su 11 per il Bayern verso questa conquista di questa sesta Champions League. E quindi questa sera abbiamo anche la finale. Quale sarà la finale, la partita che assegnerà la Supercoppa europea? Sarà tra Bayern Monaco e Siviglia, che quindi ci giocheranno questo importante primo trofeo per la prossima stagione. Questo Bayern che fa il triplete, perché questa non era la semplice finale di Champions, perché dopo 23 anni due squadre che avevano vinto nello stesso anno il campionato nazionale si sfidavano nella conquista della Champions League. Quindi Bayern che vince anche il triplete per la sua seconda volta, si ripete dopo quello vinto nel 2013, ultima volta che aveva anche trionfato in campo europeo. E quindi comunque veramente bisogna celebrare una stagione pazzesca e anche forse irripetibile per il Bayern Monaco di Flick. Vittoria della Bundesliga in rimonta sul Borussia Dortmund, poi la vittoria in Coppa di Germania e quest'ultima perla, l'ultima perla infilata dal Dalus grazie al colpo di testa al sigillo di Kingsley Coman. E per molti questa sera, forse anche per molti tifosi juventini come me, lo possiamo dire tranquillamente, un po' di rammarico c'è, perché Kingsley Coman poteva essere la grande sorpresa della Juventus del futuro. L'abbiamo venduto per circa 30 milioni, quindi un rimpianto, l'ennesimo rimpianto della Champions, l'ennesimo rimpianto anche di un talento che poteva veramente far vedere bellissime cose in bianco-nero. Paris Saint-Germain che è scomparso nella ripresa e secondo il punto di vista
il grande sconfitto della serata è Neymar, che poteva vincere la sua Champions con il Paris Saint-Germain. Ricordiamo il passaggio dal Barcellona al Paris Saint-Germain per 220 milioni e la prima finale conquistata, poteva sicuramente giocare molto meglio, ma il grande sconfitto della serata è Mauro Icardi, che per 95 minuti assiste alla sconfitta non dal campo ma dalla panchina. Quindi ragazzi, Bayern Monaco che vince la Champions di misura grazie al colpo di testa di Kingsley Coman. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.